nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, questa giornata è segnata dal ricordo della prima apparizione della Vergine Maria ai tre piccoli pastorelli che stavano sorvegliando il gregge. Era il 13 maggio 1917, quando a Cova d'Iria, a Fatima, la Madonna si presentò come una donna vestita di bianco, con in mano un rosario e invitando alla penitenza e alla preghiera per la conversione dei peccatori. Oggi vogliamo anche ricordare l'anniversario dell'attentato a San Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, il 13 maggio 1981, oggi festa della Madonna di Fatima. Anche noi stasera vogliamo rispondere alle richieste di Maria e pregare per la pace, per chi soffre, per chi è vittima di guerre e di calamità naturali. Vogliamo abbracciare con la nostra preghiera tutti quanti sono nel bisogno, chi è solo e abbandonato, chi ha perduto casa e familiare, chi è ai margini della società. Il Papa ci ha chiesto in questo mese di maggio pregare molto particolarmente per la fine della guerra e per la pace. Preghiamo anche per il Santo Padre Papa Francesco, perché il Signore lo sostenga nel suo ministero di tutta la Chiesa. Con la recita di questo rosario ci stringiamo insieme a Maria nella meditazione dei misteri gloriosi. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine crocifissa. Egli è risorto. I misteri gloriosi celebrano il trionfo di Cristo sul potere delle tenebre e del male. Ci aiutano a gettare uno sguardo sulle realtà future, sul nostro destino che è segnato dall'amore misericordioso di Cristo, il quale non abbandonerà mai le sue creature. Riviviamo qui questa sera la gioia di coloro ai quali Cristo si è manifestato e la gloria di Maria. Cerchiamo di rivivere lo stupore e la sorpresa dei discepoli di Emmaus che riconobbero Cristo nello spezzare il pane. Che la nostra preghiera salga a Dio per intercessione di Maria. Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra. Ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunziarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Gesù è risorto dai morti e si manifesta agli apostoli. Notiamo che egli non appare glorioso a Pilato o ai sommi sacerdoti, ma solo ai suoi discepoli. Non attraverso espressione di gloria, ma nella discrezione degli incontri personali, nell'intimità delle casse, nei luoghi dove i suoi discepoli si riunivano. Sul suo corpo non sono state nascoste o cancellate le ferite della sua passione, come i segni dei chiodi sulle mani e sui piedi. Basti pensare all'episodio dell'incredulo Tommaso, che vuole toccare per credere, e da Gesù è invitato a mettere la mano nel suo costato trafitto. Ancora oggi viene a noi Gesù nella discrezione, non nascondendo la sua passione, ma mostrandola glorificata dalla sua resurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimedi a noi i nostri debiti, come anche noi rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria, Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Marco.
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. 40 giorni dopo la sua risurrezione, Gesù sale al cielo glorificato in corpo e anima. La glorificazione del corpo di Gesù alla destra del Padre esprime il destino e il compimento della vocazione dell'uomo a partecipare alla vita divina. Anche il corpo umano, segnato dalla malattia e dalla morte, parteciperà alla risurrezione di Cristo. Infatti, Gesù ha assunto la nostra natura mortale per renderci partecipi della sua immortalità. Ha assaporato l'amarezza dell'isolamento nella passione e nella morte, per associarsi sempre alla vita del Padre e dei fratelli. Salito al cielo, Gesù prepara un posto per noi affinché dove è Lui, anche noi possiamo esservi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. La salvezza viene dai giudei, così scrive Luca nel suo Vangelo. Egli si preoccupa di far iniziare l'annunzio della salvezza a Gerusalemme. Nella città santa, lo Spirito Santo scende sugli ebrei della diaspora riuniti per celebrare l'alleanza del Sinai tra Dio e Israele. Questi ebrei, venuti da tutte le nazioni, ricevono lo Spirito sotto forma di lingue di fuoco per annunziare le meraviglie di Dio al mondo intero. Grazie al dono dello Spirito Santo, la Chiesa crescerà, grazie allo sforzo missionario anche e le sangue dei martiri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. La Vergine Maria, la Madre di Dio, non ha vissuto la corruzione del sepolcro. Glorificata nel corpo e nell'anima, è la primizia della glorificazione di tutta la Chiesa. In lei si può contemplare il nostro stesso mistero. Infatti, come in uno specchio purissimo, in Maria comprendiamo il mistero di Dio e il nostro destino. In lei vediamo l'immagine della Chiesa, chiamata a diventare la sposa di Cristo, glorificata alla sua destra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre, regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto.
Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. In cielo, la Vergine Maria intercede per il suo popolo, la Chiesa e l'umanità. Come un modello, ella manifesta il futuro della Chiesa, la nuova Gerusalemme che gode della presenza di Dio. Anche noi possiamo partecipare a questa gloria e a questa gioia. Per potervi accedere saremo prima giudicati sull'amore. Esso è il nostro passaporto per la vita eterna. Ogni giorno perciò siamo chiamati a verificare la nostra vita sull'amore quando incontriamo i poveri, i sofferenti, gli esclusi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
Prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditati questi misteri, concede di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamo camminato lungo la piazza di San Pietro recitando il Rosario. Portiamo nelle nostre case e ovunque ci troviamo la presenza di Maria. Imitiamola, affidiamo a lei come madre premurosa per i santi figli, per i suoi figli. Diventiamo testimoni come lei della gioia della risurrezione e diffondiamo la pace intorno a noi. Santa Teresina diceva: sì, si sa bene che la Santa Vergine è la regina del cielo e della terra, ma è più madre che regina. Al suo cuore di madre, perciò, affidiamo le nostre intenzioni, in primo luogo i nostri bisogni sia spirituali che materiali. Che Maria, madre del Principe della Pace e madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cammino di riconciliazione. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.